credo sia uno dei temi base di questi ultimi anni, in realtà, che è quello del women's empowerment, no? Se così vogliamo chiamarlo, anche se a me non fa impazzire questo termine. La capacità e la possibilità di riconoscere la donna all'interno della società. Lo estrapolo dal contesto calcistico, dal contesto sportivo, perché, come dicevo prima, è una parte che inizia dalla società, quindi da un qualcosa che manca all'interno della società e che poi viene rispecchiato all'interno dello sport. E quindi da lì bisogna partire per farsi delle domande, cercare di accrescere, di andare a trovare le soluzioni, perché questo problema non ci sia più. E l'inclusione parte da questo. Bisogna partire dalla base per cercare di accelerare un processo di inclusione, che inclusione vuol dire il riconoscimento di quello che c'è e delle qualità che si hanno. E il calcio femminile fa parte di questo. Noi stiamo avendo una grandissima crescita, ma perché? Perché abbiamo la visibilità di far vedere a tutti le nostre competenze. Noi calciatrici abbiamo tanto da offrire, abbiamo un bel prodotto, abbiamo qualcosa da valorizzare e tutti a loro modo hanno un prodotto da valorizzare. E non c'è niente di più bello cioè, che questa cosa venga fatta sotto gli occhi di tutti. Quindi più il prodotto viene conosciuto, più c'è la possibilità di valorizzarlo e più non si parla più di inclusione, ma di visibilità e di seguito, che sono due cose molto diverse. Sicuramente i risultati non rispecchiano le nostre qualità, perché io lo dico sempre e credo fortemente che noi siamo veramente una squadra forte e ogni giocatrice deve avere la possibilità e deve avere la libertà di mettere in campo tutto quello che ha a disposizione per raggiungere i risultati. E in questo ambito la diversità poi è fondamentale, cioè più diversità hai, più riesci a rafforzarti. Dall'altra parte sono dell'idea che la mentalità poi faccia la differenza. Dobbiamo lavorare tanto soprattutto sulla continuità di prestazione, sulla continuità nell'essere all'interno della partita. Di lavorare insieme, soprattutto quando c'è la stanchezza, quindi sapere che sei in un contesto unitario, di squadra, e comunque c'è sempre qualcuno pronto ad aiutare. Poi per il resto credo che i risultati debbano essere diversi. Allo step più grande credo che io l'abbia fatto con me stessa. Ho iniziato un percorso tanti anni fa e lo sto continuando adesso. Naturalmente la costante è il lavoro e soprattutto la conoscenza di me. Quello che sto cercando, cioè l'aspetto su cui sto lavorando di più è la consapevolezza di quelle che sono le mie qualità e di quello che io posso offrire alla squadra. Poi, contando che siamo in un contesto di squadra, il mio ruolo è quello di aiutare, di essere di supporto, di essere di guida, di aiutare attraverso la comunicazione, di avere la presenza e di dare la presenza alle mie compagne in modo da dargli la fiducia per poter mettere in campo poi quelle che sono le loro qualità, anche osando qualcosa di più, sapendo che comunque dietro c'è qualcuno che le segue nel modo giusto. Questo è quello che io spero di fare e su cui cerco di lavorare giorno per giorno, perché poi è il lavoro che paga. Noi siamo una grande squadra, siamo una squadra forte, fortissima, soprattutto, ma non vedo diversità con altre nazioni, sinceramente. Quello che hai detto te è la consapevolezza. Nel momento in cui inizieremo ad essere consapevoli di essere a livello di tutte le altre squadre, riusciremo a toglierci anche tante altre grandi soddisfazioni, come comunque le prestazioni stanno iniziando a far intravedere, e quindi cerchiamo di lavorare per questo.